E allora il vincitore della batteria e i migliori sei tempi. Due batterie, abbiamo bisogno di 8 finalisti, quindi accedono alla finale il vincitore della batteria e i sei tempi ripescati. Numero 16 eliminato per taglio di percorso. E intanto è il numero 82, Marzucchi, poi Giana, Gisio Erba, ora poi Arena, l'atleta della Menzana ai 600 metri. Marzucchi, Gisio Erba, Giana, poi Giolo, poi Arena, ora Gisio Erba, Campana, ultimo giro, ed è Gisio Erba con Giana, Arena, Giolo. Per vedere il tempo, ricordo che il vincitore, sei migliori tempi, chiude Gisio Erba in 1.30, 100. Preso il via la seconda batteria di semifinale con Maggioni che si porta deciso in testa, seguito da Mori. Maggioni, Mori, Citterio, Tagliabue, scusate, tutto il campionato che continuo a chiamarlo col nome del compagno di società. Mori ancora in testa, chiede cambio, lo fa in maniera plateale, proprio col ditino, ed è Tagliabue che si porta in testa. Ora cambia Giannettoni. Intanto il numero 54 riceve ammonizione. Giannettoni in testa con Capozza, poi Onesti al passaggio, suono della campana ed è l'atleta dei pattinatori piombinesi che si porta in testa. Francesco Onesti, poi Cristian Capozza, poi Pietro Giannettoni ed è Onesti che chiude in 1.29.175, quindi questa batteria era